Salve a tutti ragazzi e bentornati al nuovo episodio di Mass Effect nel nostro appuntamento settimanale e ci siamo lasciati esattamente qua nella stiva. Vi ho fatto il monologo finale in cui vi avrevo detto che prima o poi avrei parlato anche dei Quarian. Appena ci arrivo con i walkthrough faremo anche il video codex sui Quarian. Infatti qualcuno mi aveva già chiesto se parlerò dei Quarian e soprattutto delle corazze dei Quarian. Assolutamente sì, perché se parlerò dei Quarian, i Quarian ovviamente hanno tutta una storia dietro. Dovevo anche spiegare perché se ne sono andati dal loro pianeta e perché sono costretti a vivere con le tute addosso. Avevamo appunto recuperato Tali. Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale Sì, sta privato. zitta. Avevamo appunto recuperato Tali e come avevo già decantato in diversi episodi, una volta recuperato Tali, sarei andato a fare subito la missione del Firewalker incursione Geth. Così ci togliamo di mezzo la DLC dell'Amered, sentiamo Tali cosa dice dato che c'è un'incursione Geth. Indago sul progetto Overlord, non ancora. Incursione Geth di qua. Nel frattempo mi sono messo a scandagliare un po' di pianeti e come al solito quando sono, diciamo, off video e ho completato un bel po' di ricerche. Scusa, ci sono solo due pianeti. Scandagliamo un attimo velocemente questo qua. Vediamo un po'. Mediocre. Iridio. Sonda lanciata. E niente ragazzi, mentre scandaglio un attimo questo pianeta, volevo dirvi, ho aperto, per chi si fosse perso Sonda un pezzo, expulsa. ho aperto una nuova rubrica che sarà a cadenza bisettimanale, ora Sonda non lo lanciata. so, quando sarà, diciamo, è una rubrica secondaria, non principale al canale, che l'ho chiamata Giochi che devi conoscere. È una rubrica in cui tratterò giochi sconosciuti o dimenticati, che comunque sia chiunque si ritiene un giocatore o comunque un appassionato di videogiochi, di videogame, dovrebbe secondo me conoscere, perché sono o giochi che hanno fatto la storia, o comunque giochi molto carini, molto simpatici, oppure molto atmosferici, e che magari non hanno ottenuto il successo che avrebbero meritato. Per esempio, il gioco che stavo Sonda portando lanciata. ultimamente, ODT, che era un titolo per la Play 1, per i vecchi fan Sonda appunto della lanciata Play 1 espulsa. nessuno lo conosce quel gioco. Però Sonda ecco, quello che lanciata. volevo dirvi è che quella serie non va a sostituire Mass Effect né l'altra serie pilota del canale che è il bidone dell'umido. È semplicemente una rubrica per contorno, anche un po' per portare un po' di aria fresca sul canale, perché per quanto sia bello il gioco Mass Effect e tutto quanto, portare sempre Mass Effect, Mass Effect, Mass Effect, mi rompo i coglioni anch'io. Infatti, detto fra noi, non vedo l'ora di finire Mass Effect Sonda 2 per poi espulsa. cominciare Half-Life. Esaurito, bene. Fatta questa intro, proprio mini vlog fra me e voi, possiamo procedere nella missione. Rilevata E a questo. l'anomalia. Ma dai, ha rilevato un'anomalia, chi l'avrebbe mai detto? Allora, vai, sparamelo Procedo al qua. lancio della sonda. L'elemento zero comunque è Cosa difficile da sostiene il trovare. sensore? Rilevata anomalia. Le scansioni planetarie hanno rilevato dei segnali provenienti da capsule sensori rimaste sulla superficie del pianeta. Tali capsule potrebbero contenere dati preziosi. Attenzione, le temperature superficie sono estremamente basse. Si consiglia di ridurre il più possibile l'esposizione dell'amere dal freddo. Ok. A terra aggiungi un peso leggero e un peso massimo. Vai. Shepard proprio ha esperienza, fa schifo nel guadagno dei punti. Comunque, perché sarà 40 episodi che sono fermo a 2 punti. E niente, li risparmio perché mi servono poi per potenziare il resto. Tali, dunque, drone da combattimento. Questo mi serve anche per fare un po' di esca. Poi, violazione IA, anzi, meccanico Quarian. Ok, abbiamo rafforzato un po'. Tali. Poi, siccome ci sono i Geth, sto giro. Violazione IA, drone da combattimento. Potenziamo un po' il drone. Bene. Vediamo un po' un attimo l'equipaggiamento di Tali. Dunque, Eviscerator, no. Sì, come non detto. Poi, il carrone Carniflex, ok.
Vediamo un po', perché alla Rosalie, l'episodio che abbiamo fatto, quello del pianeta... L'esposizione prolungata a temperature estreme potrebbe ridurre le prestazioni del motore. Sì, lo so. Ah, praticamente dobbiamo ripetere quello che ho fatto nell'altro episodio, in cui la Rosalie abbiamo recuperato dei diari. Dunque, com'è che si faceva con V? Sì. Ah, ok, c'era anche, sì, il turbo con spazio. Com'è che si saltava? No, questo si spara. Attenzione, temperatura del motore in calo. Con la E, ok. Si sta congelando il mezzo. Dicevo, avevamo recuperato i dati di bordo. Oh. E praticamente diceva che c'era stata un'incursione Geth che avevano causato dei danni anche abbastanza consistenti. Attenzione, temperatura del motore in calo. Sì, ma non c'è bisogno che me lo ripeti tutte le volte. Comunque io pensavo che a sto giro fossimo faccia a faccia con i Geth, effettivamente. Boh, vediamo un po' dove ci porta la questione qua. No, vado proprio avanti. Estrazione completata. Io sto tirando su del palladio al momento. Estrazione. Temperatura del motore in calo. Mi ci devo un attimo rinvenire i comandi perché. Diciamo, non viene naturale perché non si usano questi comandi qui a cose normali. Dunque. Spazio per il turbo e per saltare. Cos'è? Un condotto? Un altro condotto? Il portale di City 17 di Half-Life? Attenzione, temperatura del motore sotto i parametri. Sì, arrivo. Non mi metto in fretta. Estrazione completata. Ok. Attenzione. Temperatore motore fresco. Vai, vai un po', no? Estrazione completata. Ci stiamo avvicinando a quello che sembra effettivamente il portale, quello di City 17 di Half-Life, non sto scherzando. Attenzione, temperatura del motore sotto i parametri consigliati. Estrazione completata. Attenzione, temperatura del motore in calo. Turba. Attenzione, temperatura del motore sotto i parametri consigliati. Estrazione completata. Sonde rimaste una. Okay. Ah, yeah, qui devo fare una cosa da pro. Voilà. Oddio, Stavo per fare un fail di quelli proprio epici. Estrazione completata. Bene, e ora? Abbiamo finito? Facciamo una seconda parte? No, come non detto, proprio torniamo sulla Normandy. Vediamo se almeno nel resoconto della missione dice che cosa abbiamo raccolto, a parte il palladio. Dati recuperati da 10 seconde, esperienza 125, crediti, palladio 5000, registro chiuso. Ok, non abbiamo ottenuto un cacchio di informazioni. Quindi mi è servito soltanto per prendere i soldi del palladio, ok, ma le informazioni dei Geth che hanno attaccato la Rosalie e la Firewalker, cioè tutto il resto. Vediamo se c'è una terza parte di questa missione. Che magari... Indago sul progetto Overlord, no. Quello... Ci andremo più avanti. Portale galattico. Ah, ok, allora devo fare benzina. Firewalker recupera dati di ricerca. Firewalker, sito del manufatto. Recuperiamo i dati di ricerca.
E poi andiamo al sito del manufatto. Vediamo un po' che cos'è questo Firewalker. Se effettivamente, oltre che a raccogliere un po' di soldi e un po' di materiali, ci dice effettivamente cosa c'entrano i Get. Oh, quanta roba che c'è qua. Sale. C'è qualcosa sui nostri sensori. Vabbè, a terra. No, non l'ho letto, cavolo, vabbè. Comunque poi i pianeti poi li risondo per bene quando non sto registrando. Comunque, anche se non ho letto, molto probabilmente Tali e Grant sarà un'altra volta il ripercorrere il sentierino e... Esatto, e raccoglie informazioni. Speriamo che raccogliere queste informazioni serva effettivamente a... Salteschi, salterini! Non è un orgasmo. Allora, mi diceva qualcosa riguardo a qualcos'altro, quindi penso che si riferisca a questo. Attenzione, area compromessa a causa dell'attività vulcanica instabile. Allora, a questo giro non mi vengono segnate le posizioni, mi vengono segnate soltanto i cerchietti, quindi me li devo trovare per conto mio. Qui ce ne sono due ravvicinati, uno qui, uno lo vedo laggiù. Tra l'altro qui sta crollando tutto, quindi devo fare anche in fretta. C'è di buono che comunque è abbastanza a tunnel, diciamo, la strada da seguire per accogliere... Ah sì? Ah, allora si può anche scendere. Aspetta, allora fammi tirar su questa roba qua. Premi F per scendere dall'Amered. Allora ci divertiamo adesso. Ok, con il casco, quindi l'atmosfera qua dentro non è respirabile. Grant con il casco fiero. 35, non si sono ricaricate le munizioni. Questa cosa è brutta. Però io, se non mi sbaglio, c'avevo... Esatto, c'avevo il fucile d'assalto dei Get acquisito nella precedente missione. E questo è leggermente meglio dell'Avenger, sia a ratio di fuoco sia a potenza. No, potenza è leggermente inferiore, mi sembra, però a ratio di fuoco più alto e un caricatore molto più esteso, diciamo. Quindi... No, allora, rompiamo le corazze. Vabbè, Grant ha soltanto le munizioni incendiarie, quindi... Allora, 3. Ok. Cocodè! Ah, via, cocodè! Pio! No, ok, non c'è nessuno. Va bene. Abbiamo individuato un sito incredibilmente significativo all'interno del vulcano. L'imprevedibilità del terreno renderà il recupero dei dati estremamente rischioso. L'ho notato. 250 crediti, proprio da dire, wow, ci andiamo alle Bahamas. Cocodè? No, ok, niente. 125 crediti, ma sono davvero ricchi da queste parti. Diario 2 del dottor Kayas. Ah, il dottor Cacca! È ritornato il dottor Cacca! Questo pianeta infernale è una mappa stellare che punta verso un sito Protean. Di grande importanza. Deve essere la tappa successiva. Io e il dottor Oloy abbiamo solo poche ore per recuperare più dati possibili prima che le condizioni diventino troppo pericolose.
Abbiamo scoperto troppo tardi che l'instabilità del vulcano locale viene amplificata dalla nostra griglia energetica. Questo è un male, se solo avessimo più tempo per studiare tutto questo. Sono certo che la chiave di tutto si trovi qui, di tutto questo maledetto pianeta. Bestia, non me l'aspettavo il sasso lì. L'attivazione della griglia energetica della base di ricerca ha causato ulteriore instabilità vulcanica. Ecco. Si consiglia il decollo immediato. Ti pareva, però insomma ho recuperato delle informazioni. Avevo ragione. Questo sito era una mappa per le rovine Protean principali. Secondo me il dottor Oloy. Questo deve restare un segreto. Non ci sarà un altro Eden Prime. I miei integraziatori, tutti quanti, devono essere fermati. Ok, forse era meglio se l'ascoltavo prima. Bypassa. Sì, c'erano un paio di cosette che dovevo fare prima, però io pensavo che dovevo infilarmi qua dentro. Ok. Mi sa che è di qua che si esce, però. Iridio raffinato, mio. Sale. Ah, ok, no, qua serviva soltanto per prendere l'iridio raffinato. Ok, torniamo indietro. Apriti settimo. Vabbè. No! Ok. No, si rompeva lì. Vai, vai, scappeschi, scappini! Scappellini! Tra l'altro questo sembra il corridoio delle rovine su Marte di Doom 3. Ho come la vaga impressione che dobbiamo salire di corsa sulla Normandy. No, avevo sbagliato tasto lì. Vai. Ma non mi viene naturale saltare con E. Vai. Qua c'è un qualcosa da recuperare. Intanto il vulcano mi sta cadendo intorno. Allora, si salta con E, sì. Ok, sacchete. Lì. Proprio di muso, proprio una musata. Ci ho lasciato la vernice in terra. No, con la E. No, dai, vai avanti. Meno male che ho sbattuto sul soffitto e mi ha frenato la corsa, se no avrei fatto un tuffo preciso nella lava. Vai, vai, scappeschi. E la Madonna. Proprio da dire che culo. Bene, allora, questa zona qua portava le coordinate di un sito Protean. Io adesso il sito Protean, come avevo già letto, mi pare, dal diario del dottor Cacca del primo episodio che riguardava appunto il Firewalker, adesso andiamo a vedere questo sito Protean. Però io voglio i get, scusa, cioè non li vorrei in realtà, però... Vogliamo i get, da ammazzare, vogliamo i get. Andiamo al sito del manufatto o alle rovine Protean? Tanto ci dobbiamo andare in tutte e due, no? Allora, le rovine Protean le lasciamo per ultimo. Adesso andiamo al sito del manufatto. Che molto probabilmente è un manufatto Protean, quindi si collega alla cosa. E prima di andare al sito vero e proprio, voglio vedere come si collega il manufatto con il sito. E soprattutto come è stato scoperto. Ciccia! Procedo al lancio della sonda. Allora, la sonda sta... Scusa, l'iridio mi serve.
Sonda lanciata. C'è qualcosa sui nostri sensori. Rilevata anomalia, le scansioni hanno individuato luoghi corrispondenti alle descrizioni degli scavi del dottor Cacca. Tali luoghi potrebbero contenere dati preziosi per la missione. Attenzione, rilevata presenza Get sulla... Oh, alleluia, si raccomanda estrema cautela. Finalmente qualcuno da sforacchiare. Ti ho sforacchiato con 50 clip termiche. Cheat. No, semi-cheat Shepard Mass Effect 3. No, non era proprio Shepard, ma era l'ologramma di Shepard. L'ologramma cinese. Sembra Tushanka. No, il colosso, no, 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 questo no. Ne ho già avuto assai. Madonna. Ah, ma io posso... Posso lamerare a bestia così. Bello, mi piace. E quando c'è del verde su un pianeta alieno, vuol dire che ciò che si trova è ancora più alieno del pianeta. Non so se avete capito il giro di parole. Troppo veloce. Ah, ma io posso... Bene, il colosso Get li posso sparare con... Senti, te però... Che? Perché è partito un allarme? No, oh, mi garba questo allarme, eh. Bestia, mori, mostro, schifoso, basta. Oh. Vediamo un po'. Ah, lo posso tirar su direttamente con l'Hammerhead. Bello sto posto, però. Questo posto mi ricorda tanto, non mi ricordo che gioco era, ma un gioco sui pirati, che prendevi la tua navicella, la potenziavi e poi ti spostavi nel deserto e andavi a fare le razzie. Porca miseria, non mi viene il nome, però era un gioco molto figo. Perché ci sono i Get su un sito Protean? Destra, destra, destra. Ok. No, 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 no. Fai il bravo. No. Manchiato. Dai, questa l'ho presa. Sì, scusa, ma i razzi me li sparano in quell'angolino laggiù. No, sì, è da capo. Non mi ha colpito niente. Non mi ha colpito niente. Ho capito che ho preso un po' di danni. Mi stavo allontanando per ripararmi. Non mi ha colpito niente. Esploso in autonomia. Che palle però dover riselezionare tutte le volte i personaggi. E fammi ripartire direttamente dal pianeta, no? Sì, 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 lo prendo. E io non subisco niente di danni. Bene. Oh, vedi come si faceva. Basta capirla. Oh. Allora, secondo manufatto. Bene, adesso. Comunque è veramente figo questa ambientazione. Andiamo avanti. Dobbiamo andare di qua. C'è una doppia strada. Guarda che figo. Solito trucchetto. Vai, 3 su 5. Cerberus paga una taglia per ogni cosa che raccatti. No! Devo andare qua sopra? E mi sa di sì, perché qui c'è tipo una mini rampa, quindi...
Bombe Turbos. Oh no. Un platform fatto con un veicolo. Ok, l'altro sta laggiù. Sì, ma è una pattuglia, è sempre la solita che fa il giro così. Oh, penultimo. E poi forse ci sarà un altro laboratorio da qualche parte. Guarda che bella questa rampa. Proprio da dire, chissà dove devo andare. No, 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 questo non me l'aspettavo. No, no, le torrette no, puzzano. Oh. Vai, 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 vai. Oh. Ok. Anche perché quando le armi sono a ricerca, se ci sono più obiettivi nel mezzo, il missile devia e va per i fatti suoi. Perché questo spallozzola così tanto? Cos'è quella roba azzurra là di fondo? Forse è l'ultimo? Probabilmente è l'ultimo. No, e allora guarda, le forze get si fa così. Oh, finalmente, allora recuperiamo l'ultimo manufatto. Ok, e mo? Ok, F per tornare alla Normandy. Niente, pensavo... Niente, abbiamo solo sprecato tempo. Ma... Questa DLC ce l'ha uno scopo? O è soltanto quello di farti raccogliere... Di farti raccogliere un po' di soldi, un po' di materiali? Forse è per questo che non me la ricordo, perché non c'era niente di sostanzioso. L'uomo misterioso desidera parlarle nella sala. Me l'ha già appena detto Joker. Madonna. Questo è il laboratorio. Ma chi ti vuole? Chi la vuole? Per il momento è tutto. Ma direi. Espedizione in corso, Shepard. Ti strappo dai circuiti. Allora, attiva. Comunicazione con l'uomo misterioso, comandante. E questa è la terza volta che mi viene detto. Shepard. Abbiamo novità. Ho intercettato una richiesta di soccorso di una pattuglia Turian. Sono incappati in una nave dei collettori oltre il sistema Corlus. I Turian sono stati annientati, ma non prima di danneggiare la nave dei collettori. Dovrete abbordare quella nave e acquisire dati strategici sui collettori. Trovate il modo di raggiungere il loro pianeta natale. I Turian l'hanno danneggiata? Difficile immaginare come una pattuglia Turian possa abbattere una nave dei collettori. I rapporti indicano che lo scafo è intatto, ma tutti i sistemi sembrano offline. Potrebbero effettuare le riparazioni mentre parliamo. Non dico che non sia pericoloso, ma non possiamo lasciarci sfuggire una simile opportunità. Se avevano lì una pattuglia, perché i Turian non hanno inviato una squadra di ricognizione? Lo faranno, prima o poi. Ma ho intercettato le trasmissioni. Nel frattempo gli stiamo fornendo rapporti falsi. Ah, ecco. Siete abbastanza vicini per poter entrare e uscire prima che i Turian scoprano la verità. Come hai fatto a saperlo? Sei sicuro che questa informazione sia attendibile? Le informazioni sono le mie armi, Shepard. È attendibile. Va bene, andiamo. Inviami le coordinate e ci penserò io. Già inviate. Una volta a bordo della nave, attiva un collegamento con Ida. Lei estrarrà i dati contenenti le informazioni riguardanti il portale. Buona fortuna, Shepard.
portale di Omega 4. Buona Combina fortuna, Pace. Shepard. Andiamo ad abbordare una nave dei collettori. Sì, ma io volevo andare però al sito Protean adesso. Niente, andiamo sulla nave dei collettori e cambio di programma, ragazzi. Ci andiamo dopo al sito Protean. Ammesso che ci sia ancora un sito Protean da esplorare, o boh. Nave dei collettori in vista, comandante. Emissioni molto contenute. Per la scansione passiva a infrarossi, la maggior parte dei sistemi offline, propulsori freddi. Quella cosa è enorme. Come diavolo hanno fatto i Turian a fermarla? Infatti. Anche perché sembra quella che ha attaccato la Norman dell'inizio del gioco. No, è quella. L'ADAR non ha individuato alcuna falla nel nostro lato dello scafo. Non rilevo distorsioni dovute al campo di forza. Sembra che il nucleo motore sia offline. Rendezvous tra 30 secondi. Buona fortuna. Io spero che non ci siano quei granchiacci che sputano il raggio blu elettrico, perché non sono ancora pronto per affrontarli, Ne ho sconfitto uno giusto a culo sul pianeta di... Non avevo mai visto una nave simile. Sembra un enorme alveare di insetti. La scansione interna ha rilevato un nodo d'accesso per collegarsi ai database dei computer. Sto trasferendo la posizione al computer della sua tuta. Molto horror come ambiente. Dicevo, ne avevo sconfitto uno. Il pianeta dove... Shepard, ho confrontato la scansione EM. Non posso parlare. Corrisponde alla nave che ha incontrato su Horizon. Quella, dicevo. Forse infatti. Le correnti difensive l'hanno indebolita un po' per i Turian. Forse gli umani scomparsi sono a bordo. A meno che non siano morti. Ma quindi questa è la nave che ha attaccato Horizon e che ci aveva mandato addosso quei granchiacci che stavo accennando prima, i Praetorian. Che schifo. Poi con questa musica, Grant, munizioni incendiarie. Capsula esamina. Cosa sono? Delle sinapsi queste? O è arte moderna? Cadaveri esamina. Vabbè ragazzi, io ho visto che l'episodio si sta facendo un po' lunghino. Io direi di sospenderlo momentaneamente qua. E vediamo dove andiamo a parare con questa parte di missione. Quindi, considerando che purtroppo lo sto interrompendo qua, non vi farò attendere una settimana, ma questa settimana ci sarà quindi due doppio appuntamento. Quindi ci rivediamo con la seconda parte di questa missione o mercoledì o giovedì, insomma lo vedete quando uscirà il video. Quindi ragazzi, un bel like per supportare la serie se questa serie vi piace. Lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, perché io porto di questa roba più o meno, caso non fosse chiaro. E niente, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!